La telecamera della nostra operatore ci riprende all'interno del teatro La Compagnia a Firenze, dove questa mattina è stata presentata la produzione di eccellenza selezionata dalla Regione Toscana per quanto riguarda l'olio extravergine di oliva IGP che fa scuola su scala nazionale con il 95% della produzione regionale. L'export del nostro olio vale qualcosa come 42 milioni di euro, ma la domanda interna supera l'offerta. Andiamo a sentire la selezione e la premiazione di oggi. Queste sono iniziative fondamentali perché consentono di tenere accesi i riflettori sulla grande eccellenza dell'olio toscano DOP e IGP di qualità. Basti ricordare che il 30% dell'olio italiano DOP e IGP viene dalla Toscana, quindi una realtà importante, una realtà fondamentale nell'economia dell'olio italiano. 9.800 aziende in Toscana dedite alla coltivazione dell'olivo, 91.000 ettari coltivati a olivo, 15 milioni di piante, un olio di altissima qualità apprezzato nei mercati internazionali. Io vorrei ricordare che solo nel 2022 858 milioni di euro è il controvalore dell'olio esportato verso grandi mercati, gli Stati Uniti in testa e la Germania. Quindi oggi premiamo 52 oli testimonial di questa grande eccellenza, di questo grande patrimonio toscano che ancora una volta voglio ricordare: quando andiamo al supermercato, quando il consumatore si reca in un negozio, ecco, si ricordi che il prezzo dell'olio d'oliva DOP e IGP non è proporzionato, non è adeguato al grande impegno, alla grande fatica, al grande costo che è necessario per produrre questa grande eccellenza. Anche quest'anno è un successo per la produzione, ma soprattutto per la qualità dell'olio. Quindi è un'edizione 22-23 all'insegna della qualità, quello che ci aspettavamo e quello che vogliamo, perché è quello che poi ci consente, soprattutto anche come Promo Firenze, di promuovere e valorizzare il nostro olio della Toscana nel mondo. Oltre all'evento che in collaborazione con la Regione Toscana e la Camera di Commercio ormai da 7 anni portiamo avanti, quindi dal 2016 con risultati sempre migliori, e noi effettuiamo anche dopo l'evento dei webinar che servono alle aziende ad affrontare il mercato internazionale, diciamo, con più tranquillità e prospettive migliori. Negli anni 90 ho avuto la fortuna di trovare un posto bellissimo in Val d'Orcia, un antico monastero dei monaci olivetani di Santo Oliveto Maggiore del 1400 che era strutturato in via architettura e è diventato un albergo di campagna e dove ci sono 2000 olivi. Poi l'olio è un anti-age pazzesco, perché una persona che fa ginnastica, fa molto moto, sa che poi sviluppa i radicali liberi. L'unica maniera per contrastare i radicali liberi sono i polifenoli, quindi polifenoli ricchi, contengono l'olio, quindi dopo bersi un cucchiaio d'olio è una cura fantastica contro i radicali liberi. Beh, io credo che l'olio toscano abbia tutti i titoli per affermarsi in termini di qualità sui più grandi e più importanti mercati internazionali, quindi la promozione è molto importante rispetto ad un olio che sul tema della qualità sta puntando moltissimo. Noi abbiamo una qualità e una quantità straordinaria di tipologie autoctone, più di 80 di olivo. Abbiamo un sistema della filiera, quindi anche un'innovazione nei frantoi davvero di grande livello, questo incide moltissimo sulla qualità degli oli che facciamo e questa manifestazione è una modalità per valorizzare i tanti oli di grande qualità che facciamo in Toscana. Abbiamo 5 DOP e IGP dell'olio, abbiamo davvero una cura straordinaria e una innovazione che anche in questo settore si sta affermando sempre di più. Abbiamo fatto un bando sull'innovazione, abbiamo messo più di 10 milioni di euro e ha avuto un successo strepitoso. Faremo un bando di 8 milioni per l'innovazione e la ristrutturazione dei frantoi, perché sappiamo bene
che avere l'olio buono non vuol dire solo farlo da olive buone, ma vuol dire anche riuscire a seguire una procedura e un percorso di frangitura e di confezionamento dell'olio particolare. Cerchiamo di lavorare su innovazione e anche per quello che riguarda l'utilizzo dell'acqua, per esempio, che oggi diventa importante anche per l'olivicoltura. Stamani mattina proporremo ad un gruppo di giornalisti di verificare con il proprio olfatto, il proprio gusto, le evidenti differenze fra gli oli eccellenti di questa selezione e gli oli, diciamo, extravergini senza appellativi particolari. La selezione è fatta fra gli oli IGP e DOP della Toscana e anche quest'anno ha raccolto dei prodotti di vera eccellenza.